Carlo Bino, a un anno di distanza ci risiamo. Siamo qui alla vigilia di un evento importantissimo per l'Hockey Varese, ma per Varese. Siamo prontissimi su due fronti. A livello organizzativo la città è pronta, l'evento è pronto, siamo carichi, felici e contenti di ospitare l'Hockey che conta a livello nazionale e non solo. Varese sarà il centro dell'Hockey per due giorni, sabato e domenica. L'evento sarà visto a livello nazionale e non solo, quindi siamo orgogliosi per la città, da varesini, siamo felicissimi e a livello sportivo non dico nulla, speriamo che la squadra faccia il suo dovere e poi, come dico sempre, io vinca il migliore e saremo felici per chi vinca. A prescindere da questo, in una conferenza hai detto una cosa importantissima, che questo è un evento per la città. Certo, questo è un evento per la città perché a volte questi aspetti passano in secondo piano perché tutti pensiamo all'organizzazione dell'evento e a chi vincerà. Invece Varese, che è la città dove io sono nato, dove tanti di noi sono nati e sono cresciuti, sarà al centro dell'hockey nazionale non solo per due giorni, quindi Varese merita questo perché è una città storica, sportiva e non. Quindi siamo orgogliosi di poter rendere Varese il centro dell'hockey per due giorni per il secondo anno consecutivo.